come un'eccezionale scoperta per la città di Taranto. E adesso la denuncia del nostro indignato speciale. Ospedale San Raffaele a Via della Pisana, a Roma, un centro di eccellenza per la riabilitazione, il cui reparto pediatrico che ospita ogni anno 2.400 bambini provenienti da tutta Italia con problemi a volte anche molto gravi, sta per chiudere. Per quale motivo? Purtroppo per un cavillo burocratico che la Regione Lazio si rifiuta di darci risposta, in quanto noi è già da luglio che abbiamo scritto e i nostri ragazzi con questa delibera non hanno più accesso ai vari day hospital riabilitativi e diagnostici, perché questa delibera blocca l'accesso sia come valutazione della disabilità con le varie scale che non sono adeguate al pediatrico, e sia perché per la delibera bisogna avere un'acuzia e non provenire dal domicilio. Un cavillo che rischia di buttare all'aria 20 anni di lavoro eccellente. Sì, è un'eccellenza che ci invidiano in tutta Italia, perché vengono qui tantissimi bambini, ed è inaccettabile che la Regione, io da consigliere regionale, membro della Commissione Salute, ho più volte denunciato, abbiamo rappresentato insieme ai genitori in Commissione questa vicenda, dalla direzione regionale e da chi presiede la sanità nella Regione non c'è stata alcuna risposta. Ed è evidente che non è accettabile che le eccellenze chiudano e che invece anche settori della sanità che sprecano e che hanno dei costi enormi possano rimanere ancora aperti. Lasciatecelo dire con forza, vergogna, perché anche il solo fatto che per far sentire le loro ragioni i familiari dei pazienti, soprattutto bambini, debbano scendere in piazza, dovrebbe suscitare in tutti i cittadini un moto di ribellione. Presidente o governatore, come usa definirsi oggi, Zingaretti, per favore, occupatevi subito del San Raffaele. 65.